Buonasera. Sentite arrivare. Sentite Bene. proprio arrivare. Ma siamo qui, nonostante tutto. Ho la testa veramente pesante oggi, eh. Sarà tutta la materia grigia che pesa dentro la Non mia credo, testa, più però. probabile sia il fatto che hai fatto un sacco di ore di live, fa caldo, insomma. Sì, forse sì. Per ore di live, sì, non so, sono proprio. Ah! Così oggi, eh. Vi Io, giuro. cioè, la stanza è proprio calda, io non so che fare. Cioè, ho la sedia che mi ci metto qua, è bollente. Cioè, io non so Soffia. cosa fare io. È veramente difficile. Io spero davvero domani torni il fresco perché Eh sì. non ce la faccio veramente più. Cioè, proprio non è possibile Io andare avanti. intanto apro il gioco, che Eh sì, effettivamente ho da uno, Steam ne non l'ho ho, mai è qua. aperto. Però non. No, la sedia non è umida proprio perché tengo questo, che così posso toglierlo, pulirlo eventualmente, rimetterlo e non mi si crea unto. E ho visto Ime, adesso stavo Eh sì, guardando al stavo perché volo. avevo riguardato adesso un attimo che volevo vedere giusto per curiosità come si sentiva l'audio. E ti dirò, non era neanche una merda, però che Memoria audio in ritardo questo. in webcam, però No, no, tanto Marco, ti non ti parlo. guardo, tutto a posto. Osteria. Grazie Ferro, grazie mille amici, mi raccomando, vi Grazie, ricordiamo di Ferros. rinnovare, in caso non l'abbiate fatto, di salvarvi il nostro link di Amazon e perché no, punto esclamativo giveaway che potete fare, che potete vincere tanti giochini bellini, eh. Mi raccomando ragazzi, controllate in caso poi se vi arriva nelle mail perché tanti magari non lo notano, abbiamo notato che può succedere che È avete vero che vinto e non c'era lo la musica sapete. incredibile qua. È vera quella cosa lì. Va Quindi state attenti. bene il volume. Io forse non ho effettivamente aperto il gioco, quindi la musica potrebbe uccidermi. Vediamo ora, eh. Ciao, Filo. È vero che non c'era l'Italian. Quasi cosa lo metto in forum, sì. Mi amor. Vabbè. No, non mi fa Però andare al mixer. Porco. non c'ho quelli sbloccati, giustamente, perché qui adesso siamo su Non vi Steam con tutte sento, le eh. Un cose. attimo. Leggete le mie invece di accumulare nel 70. Io le leggo sempre tutte, però non le cancello mai. Grazie, Gabriele. Grazie Gabriella, 28 come gli anni che ho compiuto quest'anno. Bene, 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 sei più giovanotta, sei. E Grande. beh, sei 95, giusto, come Eh sì. Ma Franci. no, io non le cancello mai le mail. Io dipende, sono proprio Perché inutili. anche adesso che sono abituato sul profilo dei Thermos, invece Grazie che quando Gergon. arrivano quelle di merda le cancello anche io lì. Grazie Gergon. Grazie Jergon, tipo quelle di Grazie tesoro. spam o quelle che non ci interessano, robe del genere. Sul mio un pochino mi viene l'impulso anche di Ma com'è andarle a salvato cancellare. l'audio, però? Come è possibile? Non lo so. È vero, l'audio è salvo. Mi Ma viene poi non era l'impulso di su andarla a Epic, vabbè. cancellare, però poi ci penso e dico no, non le cancello perché se cancello queste mi dà fastidio poi che non le ho mai cancellate le altre, quindi non le cancello, nel mio non le cancello. Non posso. No, io non. Ma ultimamente mi ha rotto le palle, ma in realtà mi diceva mail full, ma non è vero, era Mail drive che era full. full. Era il. Ah, No, mi ok. diceva che la mail era piena, Gmail, poi andavo a guardare, in realtà era drive perché sto Sì. passando i file a Luke. E vabbè. Eh vabbè, ok, ti. quali usavo, però che si ricorda. Non lo so, tanto. Ma te ce li hai sbloccati? No, ne avevo Allora. solo tre, effettivamente. Io usavo Tanto. il signor Chavez. Chissà Ma sì, usavo come. Squire. Chissà come si giocava, ragazzi. Marco, la fai anche quest'anno la live che fai vedere le rose del Fanta perché mi serve per gli acquisti del mio Fanta. Sei sempre una garanzia, ma l'ultimo anno ho dato i consigli a voi, io sono arrivato ultimo. Comunque, no, ultimo no, però insomma. Cioè, con il Fanta Sodio sì, sono arrivato ultimo. Comunque sì, la faremo anche quest'anno. Sto cercando di mettermi d'accordo con Vale quando c'è anche lui e mi ha già dato due date, quindi sperando che per quelle date sia già meglio il tempo e non muoia al pomeriggio volentieri, riprendiamo il martedì. Perché adesso è impossibile, Ma ragazzi. scusa, È ma tanto che in faccio la questo mattina gioco e la stavo sera. guardando un attimo lo shop, scusate, no? Che cazzo se ne faccio delle skin? Che tanto poi mi trasformo nelle persone. Qua è veramente inutile, sì. Sono Cioè. d'accordo.
Cioè sì, le... a parte che io l'ho detto, io ho la sensazione che fallirà tra poco, purtroppo. Ma in realtà quindi... è già in vediamo. Piedi da un sacco. Non lo so. Allora, in vita, cosa? È la season 2. Sì, appunto, è uscita la season 2. Adesso non so quanti ci giocano effettivamente. Perché non lo so. Ma dov'è l'invito, scusami? In alto a destra c'hai la barrona. Io prenderò Sega Freddo Pickle. Ah, prendi tu? Lascio la fissa. Ma non voglio il cecchino. Non è un cecchino. Dammelo a me, dai. Tracker, Queen of Diamond, Queen Gaze. Me lo vuoi dare a me? Aspetta, lui cosa fa? Well-rounded, self-reliant fighters that can get through the thick and thin. Lei cos'è che faceva? I sense hunting the last rival of the current... Ah, lui c'ha una cura. La flak. Slowly regenerate, ok. Mentre lo scudo qui... Ah, divento invulnerabile per un po'. Ma c'è chi l'abilità. Vabbè. Un po' inutile, però vabbè, proviamo che questa musica mi sta distruggendo, ragazzi, non ce la faccio più, ragazzi, proprio aria bollente, no? Inspiegabile. Stasera quanti gradi ci sono? Fammi vedere. 33, Marco. Per davvero? Ma non è vero, in questa stanza non sono. Da però vorrei 33. Avere quelli della stanza, ma non c'ho la possibilità. 33 adesso, oggi la massima era 38. Ah no, aspetta, è Monza questa però. Giustamente qua ci ha salvato Monza. Eccoci. Marco, veloce, dai che dobbiamo spiare. Dobbiamo qui fare, non mi ricordo cosa, dai. Sì, sì. Allora, sensibilità... Vai. Ottima, scorreggia. Uè, scemo. Uè. Polpino, forse. Audio, gli spari sono preponderantemente alti, però. Sono altini, sì. Facciamo un così. Lo rileva tu. Meglio. Io non mi ricordo i cosi. I tasti sono, ci sono i tasti F, l'abilità, e poi ce li hai tutti lì a destra. E poi ti avvicini al coso. Questo e salti fai su. E la E per interagire. Questo fai la caccadura. Abilità è la F. Non ho capito. Ah, ok, posto. Adesso sto revolverone, ragazzi. Spara forte. Mi devo ricordare di fare la F. La mia F fa così, però non posso... Ah, però per così poco o perché l'ho ripremuto io? Fa vedere. Tanto chissà se partirà. Ma questo è un cesso d'oro. Un cesso d'oro? Un cesso d'oro! No! Vabbè, stavo sistemando la sensibility. In the motherfucker. Che sta dicendo, Doglia? Non so, ma tra un po' verrà. Marco, un pinguino no, ho già spiegato il problema del pinguino, ma l'anno prossimo faccio tutto un lavoro se riesco. Muri la finestra? No, però devo fare un lavoro col polistirolo. Isolare? Devo mettere la serranda fino a una certa, polistirolo e poi la zanzariera, così ho tre strati e posso avere il pinguino. Ah. Ma devo il problema è che l'unico problema è che il tubo va troppo in alto, devo solo risolvere quella cosa. Allora, già sparato. No. È Marco, ma che ha sparato. Ho sparato io, sì, perché mi stavo. Ho tabbato. Ma non ho più. C'ho la vibrazione adesso, ma l'avevo tolta due secondi fa. Occhio, Marco, Vibrazione zero. Lì vedo un sacco di foglietti. Questo non è niente. Io c'ho già tre cazzi, Allora, bene. Gli obiettivi sono B, C e D. Dove vogliamo avvicinarci? Io sto andando la a moto, B. Marco. Sì, ho visto. Cioè, ho sentito. Stai andando a B, va no, bene. No, il polistirolo che fastidio che fa... Ah! Tutto a posto. Quando si grattica le unghie. Ma non lo tocco. Fa un po' di a me non fastidio, dà fastidio, ma non lo tocco tanto, quindi... C'è problema. Occhio, che questi come sono sospetti, possiamo ragazzi. Procedere? Io ho 5 euro volendo. Io non ho euro.
Bravo Gizzard, hai rubato l'acceleratore. Buono, buono. Poi ce lo mettiamo nella macchina, eh. Tanto raccattiamo un po' di punti. Quante squadre erano? Lo ricordate? Tante. 4, mi sa. C'è niente. Ma cerchiamo un punto di andare. È la... Io sono un inserviente ora. B. Eh? Ah. B. Andiamo sì. A B, va. Era entrato quello. Che paura. L'audio è molto direzionale, ragazzi. Mi stavo perdendo davvero. Mi sembra 4. C'è Cagona qui. Metto un attimo, mi metto un attimo a sedere. Sono davanti alla porta di B io. Ho 5 di esperienza, ok. Oh, i miei punti dov'è che si vedono? Io sto aprendo B, ragazzi, in basso, Marco. Vai, veloce. Ho aperto B. Ok, sto entrando. Merda, è vero. Grazie, Javier. Grazie mille, Javier. Ma dovevi trasformarti. Non ho saputo farlo. Apri la porta. Aspetta, Aspetta. Ho visto delle tracce rosse. Sono io. Carola. Come rosse tu. La forse la mia abilità. Ok, mi sono diventato una guardia io intanto. Sì. Ci devi aprire, mi sa, amore. Aspetta, che sto prendendo 3 euro. Lo so, wrong cover. Ma erano dentro le guardie. Occhio, quello lì è rosso, ragazzi. Ma è la mia abilità. E perché dici... è rosso lui? Sì, ma entrate quando vi apro la porta. Sì, ma perché indica che è rosso questo qui? Non lo so. Non mi ricordo se l'abilità ti è giusta. Sparo? No, forse è meglio di nuova. Allora che fai? Entri? Apri. Però è strano quello lì. Io gli sparo. È ancora seduto, eh? Era un civile. Era un civile. Okay. Maledizione. Quindi vabbè. Quando è rosso non vuol dire per forza che caga. E che cazzo significa? Volete Moniz. Ah, 5 per aprire la cassafortina lì. Tanto fammi prendere questi. Come on, come on. Work. Questo required 5 finesses. Io ne ho 4. Allora, no, ho preso 8. Lui, Liezer. Aspetta che io siamo 8, tutti così. Siamo tutti meglio. Lui. Meglio perché siamo guardi. Apro qui, C'è un telefono? No? C'è qualcuno che ha mal di pancia qui dentro, ragazzi, sono dentro. Doglia, smettila. Però. Non importa, tanto non c'è nessuno. Sto ribellandomi al ministero dell'interno, Sto tirando la leva. Preso. Sacco di punti, 8. Ok, c'ho il coso. Cos'è? Credo sia l'obiettivo. Ah, sono full io. A Vault Terminal. Ci sono 3. Bisogna andare al Vault Terminal, credo. Quindi D o E. Andiamo. Andiamo, andiamo. Tramutiamoci in qualcun altro quando usciamo. Magari diversi per sicurezza. Ciao signorina, sono lei adesso. Non ha più un'identità, mi spiace. L'ho quindi rubato. D o E. Andiamo a D, è più vicino. No, è più vicino E. Sotto. No. D è 100 metri. E l'altro è 90. E dipende. Ah, perché voi siete già di là. Senza intoppi, ragazzi, Piano piano. Sono gli altri, no? Mangio. Strano che non abbiamo beccato nessuno. Sì, qui si è aperto. No, questi sono i cessi, però. Io ti sto seguendo, Moro, non mi fare finire in posti strani, come tu soli. Non so dove andare, forse al verde bisogna entrare lì. Siete dietro di me, Io no, sì, Yezar da un'altra parte. Yezar è già arrivato. Che è successo? Forse announcement, the vault security has been disabled. Moro, potevi aprirmi anche? Entra, entra. Eccoci, eccoci. Non so come entrare in però. Fammi aprire questa cassafortina. Vai, vai, non so... Ma sono cambiato un overcooked ho trovato. Mi sa di sì. O gli hanno fatti qualcuno... Allora entriamo qua. Ne prendo altri 10 a posto. No, non era sospetto, andiamo. Scusa, scusa. No, non è che è perché hai preso qualcosa tu. Gizzar, che fai? Era una persona? Io vado entra. Intanto, Sono wrong cover. Diventate... Ho la guardia. Ok. Posso diventare guardando a te, Non sì. mi sa... Sì.
Alla fine avete fatto il tutorial e ho capito effettivamente come si gioca. Abbiamo fatto già una live. Ma che tutorial? Questa chi è? La bastarda qui. Chi è che ha sparato? Hanno sparato, eh? Il giocatore. Dov'è? Ha messo lo scudo. Facciamo finta di essere pazzi. Ma no, ci ha già sparato. Cosa fai finta? L'ho uccisa, col cecchino. Ok, c'è qui dietro. L'ho colpiti tutti e due. Io no. Ma c'è anche altra gente qui. Ah no, sono le guardie. Questo è questo. Ne ho uccisi due, eh? No, forse uno. L'altro ancora no. Ok. Sì, ne ho ucciso uno solo. Occhio agli altri Rivado, due. Rivado, Stai morendo, Moro, occhio. Come? Non è vero. Sono full Aspetta. Vita. Come no? Qui possiamo andarcene in calo. Qualcuno ha poca vita. Prendo questa cosa. Gli ho preso la cosa bianca, ora ce l'ho verde e bianca. Ok, continuano a arrivare guardie, però. Questa qui ha preso qualcosa, questo? Finiti i colpi! Ho finito i colpi anche io, e quindi? Mi serve una mano. Non c'ho i colpi neanche io. L'ho ucciso, Liezar, l'ho ucciso. No, però si è accovacciato. C'è l'ho colpita! Qui. Io non gli posso... C'è il melee? C'è tramutato, Eccola dietro di te, Moro. No, mi ha colpito! Ho colpito di nuovo, è dietro la fontana. Mi sono nascosto qui dentro. Via, è morta. Oh no, mi ha ricolpito! Mi hanno colpito ulteriormente e sono morto ora. No, non era, era la F, maledizione, la roba. Posso tirarvi su? Non sì. Ho colpi, inutile che venga lì. Io sono morto. Ma c'è questo qua che ha la torretta post-mortem, ma che è? C'è un team che sta... Ma questo... Ma bellissima sta roba. Meglio che lo faccia. Cercare... Io ci ho giocato una ventina d'ore quando c'è stato il weekend free senza tutorial è quasi impossibile da capire. C'ho le munizioni dietro. Non ho colpi. Cioè non ho soldi. E prendili qua, è pieno. Usati per aprire la porta. Come faccio a... Non mi ricordo come si fa... Eccolo qua, Liezar. Ma noi l'avevamo fatto il tutorial l'altra volta, però. Non... Però davvero? Io non mi ricordo di aver fatto. Io non mi ricordo. Perché l'avevamo anche vinto. O quasi. E cosa bisogna fare allora? Ma non era il tutorial quello lì, era una partita, ci siamo buttati subito dentro. Ricordo che avevamo fatto il tutorial. Più che altro se hai giocato una ventina di ore, devo fare una ventina di ore per capire... No, spero di no. Cioè comunque bene o male hai gli obiettivi, hai le cosine. No, no, Yusa, ma anch'io mi ricordo che non l'abbiamo fatto. Ok, mi servirebbe della vita. Ma perché non c'è bisogno, ragazzi? Alex chiaramente è meno intelligente di noi, semplicemente. D'altro Alex, tu sei uno dei fondatori, che storia. Pensa, non hai imparato nulla da... Ma hai cambiato nome? Perché non mi ricordo... Se Alex Muse, sempre. Sai che non... mi pensavo fossi diverso come Nick. Steel Dependent Blueprint, vediamo. Ma... riesci ad andare a tirarci su? Se no ti reporto, Liezar, vedi tu. Non credo, aspetta, provo qui a rubare. Ma non serve andare qua. Ciao, Marti. Non ho punti. Ma il tutorial non era una partita contro i bot? No, no, mi sa di... ce n'è un altro più approfondito. Mi sa. Provo a venire a tirarvi su. No, mi ricordavo Alex Muse, ma il nick non mi ricordavo se Alex Muse con la data di nascita. Mi ricordavo fosse diverso. Meglio o peggio di Barbie? Che ne so, Oppenheimer è proprio bello, ragazzi, eh. Sì, sì, ma ora poi ti guarda, l'ha visto due volte. Oh, Barbie, poi... una merda, Oppenheimer. Poi che paragoni sono? Cioè, adesso Yusa magari trollava, però c'è gente che gli fa veramente... Oh mio Dio, Yusa, sei scivolato! Sono entrati in tre così. C'è gente veramente che li fa, sti paragoni. No, era oggi una roba della Robby. Video recensione, sì. Cosa vuol dire sì? Nel senso sì che la fai uscire? Dai, ma l'aspettiamo. Su TikTok. No. Il TikTok non vale. Almeno che non mi registri un bel gameplay approfondito di Subway Surfer. Va bene, ti metto anche una puntata di Griffin e le corse pazze di GTA. Fai bene, Alex, capisco. Le corse pazze, va bene. Ho preso i crediti, quindi... Play, certo. C'è quella roba che hai sbloccato. Chi? Io l'ho detto, l'ultima volta l'avevo detto, no, non erano mi ha conquistato delle cose. Totalmente questo gioco. Ma vediamo se adesso piano piano...
è un pochino, per adesso è un, mi lascia un pochino... Zitto, Flavio, e riscrivi quel cazzo di messaggio. Adesso lo riscrivi esattamente e perfetto, senza errori, o io ti banno da questo canale. Io posso cambiare... Ti do 10 secondi di tempo. Personaggio? Si può cambiare personaggio? No, cioè ancora abbiamo 3. No. Bene, prendo la bastarda, allora. Hai scritto ok, non hai scritto un cazzo. Ma Corvo, allora, non avete idea di come funzioni? Cioè, il gioco è questo, eh? Cioè, poi magari per giocare bene, nel senso da persone che sono... Cos'è per competere un minimo... Scusate, perché a me per, sembra di per aver competere un minimo, ok, ma il gioco è questo qui, eh? Dubito che di non aver capito la forma del gioco. Poi non lo so giocare a pieno, quello siamo d'accordissimo. No, non li hanno tolti, che l'altra volta era su Epic. Questa volta invece ci hanno dato le chiavi su Steam. Cioè, un conto è non essere bravo, un conto è non capire cosa... Cioè, il gioco proprio come la forma. Poi mi devo ricordare di usare anche le abilità, anche prima ho premuto Q invece della F. Ma Q cosa fa? E che per adesso le partite che abbiamo fatto anche nell'altra live erano primi minuti solo tutti stealth, alla fine un deathmatch. E quindi dico, probabilmente siamo noi che sbagliamo. Grazie, Yokai. No, è normale, se vai... Ha sbestemmiato Lizard. Grazie, Yokai. L'ha rifatto. No, è che... L'altra volta... Ah sì, là ce lo spavi. L'altra volta... Cioè, non è che alla fine è deathmatch, è che alla fine tutti convergete nello stesso punto. Eh no, ma per quello dico, più o meno vanno sempre così le partite, alla fine non c'è molta varietà, c'è molta diversità per ora. Poi magari, ripeto, è colpa veramente nostra. Perché il gioco comunque, io ripeto, è questo qui. Tu devi andare agli obiettivi, ci puoi arrivare in maniera da pro o da sfigati come noi, questo poi sicuramente. Ma che sta dicendo pure Fraps? È impazzita. Sono Betty. Mi fermo un po' qua. Io vado all'acqua, là. Poi mi giro. Scusa, ma sono dei fantasmi? No, sono le posizioni dove ti puoi mettere. Quello corre. E corre. Andiamo verso A, dai. Iniziamo a fare la... Andiamo verso A, dai. Poi ci sono le cassafortine in giro che ti danno... Allora, power questo era un giocatore, ma non lo lascio stare. Faccio finta di niente. Ecco lui, non mi lascio stare, però! L'ha ucciso. Maledizione. Mannaggia. A Marco. Com'era vestito? Era una signora con afro, con il vestito giallo. Ma sto sparando, ha cambiato. Dove si entra, ragazzi? Dove è ucciso? Ok. Vai a restare. Moro, guarda il cadavere là, occhio. Con la terra. Controllo sì. Che non vedo. Moro, siediti che sei insospettabile, vedrai. Aspetta, ciulo le robe. Hanno sparato da un'altra parte, adesso mi siedo in questa sedia. Lo so, Fra, ho sbagliato. Cambiate i vestiti. Ok, con una piccola inserviente anch'io. Bene. Vediamo, sto un attimo qui a controllare io, eh. Quello mi puzza, eh. Questo è palese. Questo mi sembra. E non fate palese. I palesi anche voi. Io sono seduto lì, qui. Quello sono... lì rosso. No, sono io sempre, ragazzi. Ah, ma perché lo punti? Ah, ma perché secondo me tu lo punti e indichi che percorso ha fatto. Oh, sarei stata, esatto, ragazzi. Puoi puntare uno e lui ti cresci. Se... Mi è crashato il gioco. Ma come? Perché? Oh, chi è che se l'ha restata? 7.000 euro è quello che crasha sempre. Chi è che era? Chi è che era? Figa? Quella Moro. Che si è restata è andata via. Ma non l'ho vista io. Fammi riaprire. Aspetta, magari mi fa rientrare, non lo so, eh. Dubito. È così, ragazzi. Che ci dobbiamo fare, eh? Ho preso una carta. Ci ho proprio visto arrestare e scappare via e poi è uscito fuori l'allacchi dal mio PC. Allora, andiamo. Tipo, vedi, io faccio così. Chiaramente è crashato solo chi l'ha sbagliato. E lui mi segue.
Ops, ho sbagliato. Chiedo scusa. Non credo possa rientrare. Vediamo. One last time. Simone. Parrebbe di no. Parrebbe l'ho di colpito, no. Ok. Siete morti entrambi. Vi rinvito. Ma due cecchinate non muore, ma scusami. Come funziona sto cecchino 500, di gomma? 500, tranne gli ultimi che sono 1500, vi invitati. Ma ci pensavo pure in gruppo noi. È vero. Di parti. Ah, tra l'altro avevo preso lei con le due pistole, che non mi dispiaceva. Mi rinvitaci? Ma vi ho invitato. Perché eravamo in gruppo noi. Cosa fa questa? C'è la cassa, aspetta. C'è la balestra. Non posso unirmi. Prendo lei. L'altra volta mi ero trovato abbastanza benino. C'è la cassa, io no, mortacci. Fatto l'invito. Non mi arriva l'infilo. No, neanche a me. Invitatemi voi. Invito io. Facciamo piangere Padre Pio, dice Frapsa. No, adesso mi è arrivato sia Moro che Liezar. Accetto Liezar. Non accetta nessuno. Ma hai cambiato personaggio? Sì. Ma quindi possiamo acquistarne uno? E se ci avete io, ci ho 600. Qual era? Ah, 600 lo posso prendere. Io prendo la tizia con no, la balestra. Cos'è che fa? Si boh, si spara. Madame. Qual era quello che diventava stealth? Ah, si teletrasporta. Lei è fantastica, la compro subito. No. Madame Tussauds. C'era quello che diventava stealth. La donna più bella del mondo. Ho preso io. Non so se era. Adesso le pistoline. Questo cosa fa? Investigation. Ah, sì, questo. Questo è quello che diventava invisibile. Ah, Investigation sì. Mi fa prendere. Investigation Surround. Nel senso. No, il gioco non è free to play, ragazzi. Costa. Cos'è? 30? Quanto costava? Ma non lo so, non mi ricordo, ma forse 20. Forse 20. 20 o 30. Forse 20. Vado a vedere, ragazzi. Da free to play, però. Vado a vedere, Regas. Ah, ok, io posso investigare le tracce. E quando ne ho investigate un po', 20 euro costa. Mi targhetta il nemico. Ah, e questo era, potevo fare il. Il calcio volante supersonico. Metti play, Lizard. Fatto che bello. Bollore che c'ho nel corpo. Mi sono già sciacquato tipo 3 volte oggi. Che devo fare io? Devo iniziare a fare le live in mutande. Però devo assicurarmi di non alzarmi più. Così devo abbassare la webcam un po'. Adesso che aspetta il caldo. C'è il rischio, eh. Ma tanto sente caldo anche d'inverno poi questo. Tanto Marco ormai. No, no, d'inverno sto bene. Non esiste più, D'inverno sto bene qui. È molto, cioè qua è addirittura peggio di camera mia. 2 o 3 anni, 30 gradi anche d'inverno. Ci va avanti così. King. Searching. Ma sei è in searching. Ah, va bene. Dai capo, domani sera piove. In teoria domani dovrebbe più fare più fresco. Più, no, domani no. Domenica io non so, io c'ho. Qua da noi sì, domani dovrebbe piovere. No, guarda bene. Nel mio orologio ho lunedì un po' di pioggia. Io mi fido. Franci mi ha detto lascia stare gli Azar che è un demente. Io mi fido di Franci. Domenica c'è un simbolo dell'infinito. Che tempo è l'infinito domenica? Infatti, da me alle 18. Domani alle 18 è quasi finito il giorno. Fammi vedere. Beh, tecnicamente domani piove, però è giusto. Sì, ma non fa freddo. Fa caldo comunque fino alle 18, che è il punto clou. Domani piove dalle 5, mi dice. Sì, domani... Piove proprio e prima tanto. Prima che temperature fanno? Prima domani... dice 29, 24, 32, dipende. Neanche nella... Dice da 24 gradi ai 32. Temporale lo dà dalle 5 alle 20, addirittura lo dà che si abbassano proprio le temperature di botto. Oh, sì, no, dalle 14 a meno. A me dalle 14 dice poco nuvoloso da me.
Come che non posso cliccare alt? Una condizione comune nel centro Italia. Non neanche annullarlo. Fa tempo infinito. Praticamente non passa mai la giornata. Di cosa parli, Laser? Scusami. Del mio tempo di domenica. C'è il simbolo dell'infinito. Non so che previsione è. Ah, ok. Cioè, non stavo sentendo. Non passa mai. Da domenica poi è un casino per sempre così. Quindi... Beh, da 36 a 22 gradi, se c'è una pioggia forte, può darsi anche che può succedere. Soprattutto se è sera o comunque 5-6. Non è così impossibile che passi da 36 a 22. Si può anche annullare il matchmaking? Ah, là sopra si può annullare, ok, aspetta. L'ho annullato. Lo riprovo. Effettivamente vedo searching in alto a sinistra. Ah, quello sicuramente, OCM. Beh, ma lo sbalzo ce l'hai continuamente. Se tipo ti fai un giro in centro, lo sbalzo ce l'hai ogni due secondi perché entri nei negozi, esci, entri nei negozi, esci, alla fine. Meno male. La sabato notte tutta Poppea. Domenica sul nord Italia si abbatte il ciclone lunedì. Poppea. Anche lunedì. In realtà dicono che è quasi un uragano mediterraneo. Sì. Infatti cioè, conviene a chi è al nord, dove nei paesi dove piove così, di mettere già al sicuro almeno macchine, robe del genere. Mettete un tappeto, un bel persiano sopra la macchina e via. Sì, il persiano però ti costa anche pochino. Ma no, ma lo compri da lì, dal tizio, quello che fa le televendite. Che poi penso che se col vento che ha fatto l'altra volta, se metti un tappeto persiano sulla tua macchina, lo ritrovi sul balcone di qualche signora. No, devi fissare. In alto. Mamma mia, cioè la sedia emana, cioè se io avvicino la mano alla sedia sento Gino? Calore, ma perché? Scusa. La io non ho dove metterla, gibbone. Anche mio papà ha la stessa situazione, mio papà non c'ha il box. Grazie John. John lo sappiamo. Prova a passarmi il titolo di capitano. Dov'è? Matchmaking failed. Prima non me l'aveva dato. Matchmaking failed. No, effettivamente non me l'aveva dato neanche a me. Riproviamo a fare il party. Va. Questi giochi funzionali. Rivito io, visto che verrà arrivato. Prego, dopo. Prego. Forse dovevamo fare anche qui il tutorial, mi sa. Dov'è il tutorial? Scusate. Ah, qua. Vabbè, adesso non è il caso. Ormai sappiamo come si gioca. Credo di aver visto matchmaking più corti su LOL. Beh, lo spero bene, ci gioca un botto di gente. L'ha provata subito a me. Ragazzi, autolavaggio, posteggi dei centri commerciali, eccetera. Sì, ma mio papà... poi come torna a casa mio papà? Perché parcheggia al centro commerciale e poi a casa ci torna... Lì due giorni. Deve fare 20 km per tornare a casa. Ma in teoria dopo questo non dovrebbero... Se ce l'hai vicino sicuramente è una bella idea. Cioè, non dovrebbero più esserci... Qua. Cioè dopo questo qui dovrebbe essere l'ultimo. No, sì, in teoria poi dovrebbe rimanere una temperatura intorno ai 25 gradi. No, non solo gradi, con il caldo, dico anche con... Lì devi vedere, bisogna vedere. Finendo il caldo. Teoricamente sì, dovrebbe essere meglio. The plan. Ma l'autolavaggio può lasciare la macchina? Infatti non credo. Dentro a occuparlo. A parte che a me l'autolavaggio è all'aperto, e quindi non... No, la cosa dei centri commerciali ha senso, ma se ce l'hai proprio vicino, sennò come fai? Mentre... Scusa, l'altra? Come si... A l'uva, ad olio per i tuoi? Eh beh, sì, potrebbe far casino. Quello sì. Sicuramente quello lì. Ah, c'era il melee con la V. Quanto sono bella? Da me non c'è nessuna tettoia, Corvo. A me è all'aperto dove ci sono le lance. Però sì, ci sono quelli dove c'hanno più gabbiotti, tipo. E il problema è che non è che puoi starli tutto quanto vuoi.
No. Vabbè, credo che se c'è una tempesta non ti dicono niente, anche perché chi è che viene a lavare la macchina sotto la tempesta? Che faccia di la tempesta? Cazzo che sono. Cioè, il discorso è che se sei in mezzo alla bufera nessuno verrà a lavare la macchina, di conseguenza puoi rimanere, tanto il posto non lo stai occupando a nessuno. Però anche lì, stesso discorso, cosa cerchiamo fai? Stai di stare lì? Vicini, tutto il tempo? Cerchiamo. Andiamo verso Eda. Tu puzzi tantissimo. Chi? Ah no, si muoveva solo strano il bot. Era vado nel vicoletto a prendere il bonus. Io ho 3 punticini già. Qua ne prendo altri 2. Che paura, questa qui sarà fermata così. Ma tu eri entrato lì, Glizzer? Sono sopra. Eh? Sono sopra. Perché dovrei essere entrato? Ah, no, era Marco, era? Era Marco. No, io ero di su dietro di te. E non sono mai entrato da nessuna parte. Come si entra lì, però? Mi sa che doveva fare il giro da giù. Sì, sotto c'è il coso per entrare. Cosa c'è nei cessi qui? Salve, signor Sussoide. Ma quella lì sopra... Cosa fa? Quella là è pazza? Potrebbe essere uno, ok. Non penso. È ancora lì. Ma io c'ho 6 bomboloni, volendo. Bravo. Provo a entrare qui? Mangiate. 5 ne richiedo. Io ne ho 5. Però in mezzo alla strada del cazzone qua, mi sa è l'unica entrata. Aspetta che voglio camuffarmi da questo. Time to go on patrol. Chissà se mi hanno visto, non mi avrà visto nessuno, no no, figurati. Cosa è successo? Ma di già? E dove sono? Come faccio a capire dove sono? Apriamo. C'è D qui sotto, comunque. Aspetta, c'è il modo di... No, non c'è il modo di andarci D. Da sopra? No. Mamma mia, non si respira. Voglio andare su D. Oddio, mo svengo. Sparano qua a B, mi sa. Arrivo. Sì, qua sotto l'ho visto. Mi stanno sparando. Ha sparato anche voi, quindi? Mi ha ucciso. Mi ha dato un colpo, ma ha ucciso. Madonna, anche a me. Ma è un'arma particolare sua? Non lo so, non ho visto neanche chi era. Era una signorina, era. Lizard. Ma... Eccolo, c'è... dietro di te, Lizard. Era nel vicolo. Poliziotti, però. Sei quasi morto. Ci hanno demolito. Beh, chiama un colpo. Occhio che sono le guardie. Di colpi, che cazzo, c'è veramente un cazzo di colpi. Ok, cerca del cibo. C'è anche una signora qua sopra. Ci sono dei punti lì nel cassetto poi anche. In bagno ci sono i cosi per darti vita, per rifullare. Ciao Bunny, come Ciao, stai? Bunny. Come Bunny. Stai, caro? Tutto bene? Quelli. Adesso magari qualcuno di voi tornerà anche, perché è finita anche l'estate. Sì. Ciao Bea. Sta bene? Tutta pasta? Oh, oggi nessuno mi ha fatto fare un termoracolo. Dai, ce l'ho già in mano. Procedete. Andiamo un po'. Di lì hanno già aperto. C'è no. Una che ti sgrida, Lizard. C'è un colditino. Ma non sì. Ucciderla. Mi stava rompendo la copertura. Non c'era bisogno. È che te la sei cosa mangerà prendendo. Moro per cena? Qua ti puntano la ghigliottina in faccia. Scegli perché? Bene, Moro. Scusa. Oh, eccoci qui. Tornato recentemente da un lungo viaggio, sembra una vita diversa ora. Bene, dai, dove sei stato di bello? Se lo vuoi dire, a meno che non sia un fuggitivo dello... Magari un latitante. Sì, esatto, magari sono latitante. Buttati dalla finestra.
Buona la ghigliottina. Thunder, fatela con un po' di formaggio, vedrà che è buono. Un po' di grana sulla padella. Lo so che non è la cosa che abbiamo detto, mi sono immaginato masticare una lametta. Dai, zitto! Anch'io mi sento la lametta nelle gengive. Po. Ma cos'è quell'emote, l'Erika? Sugoi? Era di Yukali. Che era morto con un giocatore. Comunque è morto un sacco di gente. Io sono morto con un giocatore, ma ha sparato nel culo. Tre sono morti. Ma è nudo quello. Io sono lì, Diezza. Guarda che belli che siamo. Tirarci su se riesci. È più forte. Diezza, tu ti sei fullato la vita? In caso c'è uno dog dietro di me, vieni qui. Memis, io ti hanno picchio. Rotto il Vault Security. Non volevo. Beh, come tale. Noi non stiamo facendo una sega. Beh, adesso lì deve avere tutto. No, 15 anni, forse un po'. Un po' too much. Allora, dove vogliamo andare, quindi? Andiamo a una porta. E che loro dove cazzo saranno? Quella più vicina è la... quella 63 qui. 8 punti, eh? Io ne ho 10. Però sta camminando con una barretta sotto, con una berretta sotto l'ascella per non farmi scoprire. In realtà gli altri non vedono quello. Sono disguisato. Eccole tutte le guardie. Prete del Capitol, aspetta occhio, con calma. Diventiamo delle guardie che potrebbe essere più utile. E come faccio? Non mi cacano. Ecco. Something's fishy. Adesso sono guardiola. Perché mi ha rotto la copertura, beh? Perché devi prendere da dietro. Vabbè, voi andate dentro tutti i rotti. Aspetta che mi siedo perché non voglio dare sospetti. Allora, adesso vedo la valigetta a 172. Ma perché sono dentro? Secondo me no, secondo me perché l'hanno presa, stanno andando fuori dei coglioni. Ma se apro qui, ragazzi? No. Non c'è bisogno? Extraction? Okay. Io provo. Sì, no, forse hai fatto bene. Senza, ancora non sono riuscito a disguisarti. No. Pieno di gente. No, Marco, aprimi. Arrivo. Niente, sono morto. Ora andiamo di qua. Mi hanno sparato col mitra, però. Mi hanno sparato col mitra, quindi non erano le guardie. Ok, aspetta, prendo le munizie qui. Anche qui. Marco, dobbiamo andare laggiù. Se mi sto mimetizzando un attimo. Devi prendere quelli viola. Devi prendere quelli viola. Dove sono quelli viola? Chi sono? Prendi a me. Non ti vedo più, Moro. Marco, eccoti. A te. Apro io che ho altri 5 punti. Dai. Anche gli ultimi. Cos'è questi occhi che mi vengono fuori? Mi stanno guardando. No, aprimi, Marco. Chi è questo che corre? Hai visto? Fammi raccattare i punti. Cosa fa questa? L'ho uccisa. Era un civile. Maledizione. Sono i tecnici. Ma hai aperto tu? Ah no, sei entrato senza aprire. No, pensavo fosse un giocatore accorso per 20 minuti, invece non c'entra un cazzo. Marco, ti spara questa, stai attento. Cos'è la valigetta? Ah no, sta scappando la valigetta. Non posso cambiare idea su di te? Ma qui è morto un sacco di gente, effettivamente. La valigetta è dietro, però, no? Pezza di merda. Ma la valigetta è dietro. Sì, porca troia, perché l'avrà presa qualcuno e starà fuindo. Andiamo verso la valigetta. Aspetta, Moro. Perché aspetta? Arrivo. D'accordo. Se scappa, vinco. Si è spostata. Sì, perché non è fissa. E qua 70. E vado giù io, aspetta, così magari intercettiamo dall'altra parte. Maledizione.
Perché era effettivamente era il cazzo di... Perché non ci ho pensato subito che era il merda di scienziato? Marco, perché corri così? Spara allo scienziato subito! Madonna mia, seccato subito. Ho ucciso Lord Ramen perché era un cecchino. Grazie Lady, grazie mille Lady. Dobbiamo essere più svegli. Proviamo a rasciarla questa. Quick to menu. Questa. No, qui che quick to menu? Sono... Play. Io non posso farlo tanto. La macchina? C'è la macchina, tu la devi prendere per scappare? Io non c'ho... Brute force is nothing against precision. No, dobbiamo arrivare subito a un punto e impossessarcene. Noi dobbiamo fare la nostra, poi se imbecchiamo qualcuno gli spariamo. Anche a me con quelle pistole sembra di non fare un cazzo. Questi qui ti shottano appena ti vedono. Adesso sono proprio morto con due colpi, due volte con due colpi. 515 punti. Grazie Sara, oggi grazie, rinnovo Sara. Stealth. Grazie mille. Sì, siamo stati stealth, mi sono spaccato. Beh, stealth... Cioè, beh, mi hanno sgamato perché ho sparato per sbaglio la vecchia lì. Che correva, beh, corso stealth, tanti... Vabbè, erano i bot quelli. Sì, sì, no, di quei bot. Tranacchio. Non lo so, non mi rapisce ancora il gioco, ma ripeto, magari studiandolo un attimo meglio... Quello lì è proprio Garp, comunque. Tra l'altro, ragazzi, stanotte Morrowind Night... Quasi quasi Blasphemous 2. Proviamo Blasphemous 2. Lo prendo, che tanto lo volevo provare. Dai, ci sta. Dai. E che volevo, in realtà volevo provare Fort Solis lì, che solo che è solo in inglese quello. Quindi niente. Perché è tutto era intrigante, era. C'è su Switch Blasphemous, pare di sì. Sì, sì, sì. Che costa 30 euro costa. Eh beh, immagino che costi. No, beh, dico l'uno, ovviamente. Io non l'ho giocato. Ah no, c'è anche l'uno. L'uno costa, era pure un pochino in sconto, mi pare, costa forse 15. Che c'ho anche i punti della Switch, magari me lo piglio. E anche su Switch quello. Prima ho provato Armored Core sulla Steam Deck. Gira di un liscio bestiale. Ed è pure giocabilissimo. A che ora la fai? Come tutti i venerdì, scusami. Faccio tutti i venerdì una live a mezzanotte. Da mezzanotte in poi, poi dipende quel che dura, intorno alle due orette di solito. Ah, ma i suoni dell'Hitmarker mi distruggono le orecchie. Che schifo l'inglese, va bene. Effettivamente. Parlassero tutti italiano, sti infami. A me ancora non mi hanno tradotto in italiano coso, Dave the Diver. No. Io ce l'ho scaricato, non lo gioco finché... Vai, Irene. 18,69 sugli shop, il prezzo più basso è 5,6. Sì, il però, eh. No, il primo, diceva Marco. Look. Il primo no, sì, il primo lo trovi bene. B. Io scendo giù, ragazzi. Come fai? Non è meglio C che è più vicino. Ah no, D è qua. No, B. Ah, D è qua. È qua sotto. È giù, no? È giù. Non l'avevo neanche vista. Ma non si scende. Dopo. Non so da dove si scende, bisogna trovare il portone. Ah, forse da qui. No. Mi sono preso già quella viola. Ah, bisogna entrare qui. Quanto ci vuole? Questo da poco. Tre. Ce n'ho uno io. Credo, Sì, no, sì, per andare su D penso di sì. Prendo i due qui e entriamo. Pumpkin Panic. Vediamo. Entro, Vai, ti seguo. Mi è entrato da solo perché c'era... Vabbè, via, non ho sprecato i punti. Ho preso quello verde, la carta, la tessera verde. Buona. Ha aperto la porta al signore, ma è aperto. C'è qualcosa... C'è una... Ah, anche io la tessera blu ho preso io. Buona.
Facciamo un po' di punti perché sennò non apriamo un cazzo. Eh sì. Munizioni qui me le... Non me la date, credo. Quanti ne avete voi di punticini? No, sono rimasto bloccato. Ci sono tre. Io 5. Aspetta un attimo fuori, almeno guardi anche un attimo. Tanto mi sa che qui abbiamo un bene che fatto. Ah, ma perché qui il fuori, il terrazzo. C'è anche sopra. Apro anche questa? Already owned, ok. Aspetta, fammi vedere fuori nel terrazzo. Non è che magari si può andare da qualche parte. Può andare nell'altro palazzo, ma... Luana si chiama questo locale. Proviamo ad andare... Andiamo su A adesso? No, su B. B. Vai, mi butto giù allora io. Sono dall'altra parte, ma... Ma è più vicino. La E? Ma c'è la C più vicina. Ma mai su A. Guarda dove siamo... Sì. Perché D comunque è sotto. Non ci siamo andati sotto. No? Andiamo a E, che è qua. Dai. Aspetta, Diezza, sono entrato qua... Qui. Scusami. No, perché? Apro questa qui, ragazzi. Ah, sei tu, Marco, quello. Perché apro, mi aveva sgamato. Qua. Ok, hai preso dietro, anche quello. Dietro. Ah, non mi aveva sgamato a me, perché gli ho sparato. Aia, mi uccide. Pezzi di merda. Qui ho 8 però server. Io ce n'ho 6. 1. Che sono ancora lo staff. Chi è? No! Cazzarola. Stavo cercando di prendere, ma entrano sti infami. Fatemi uscire a me, trovo i punti e ritorno. Non aprite. Aspettate. Cazzo, è bene. Trovo i punti e ritorno. Ok. Ah. Qui è la cantina Dogliani, mi pare, tra l'altro. Grazie, mene. Provati? Ho preso la carta, quella bianca, pure. I'll check it out. Secondo che ho 2 punti, ne piglio altri 2. Porco Giuda! Mi hanno preso i team, nemici. Sono qua a destra, occhio. Erano qua a destra, erano una signora piccolina, afro, e non mi ricordo l'altro chi era. Eccoli lì, guardali. Questa? Non lo so, ma si sono cambiati. L'ho vista, si è trabuttata... Cerco di restare Marco io. Cosa questa? Aia, mi sparano! No! Lo sapevo che erano uno. Erano in erano 2, maledizione. Mannaggia. E ho fatto male a restare. Uno lo sapevo perfettamente, ma l'altro no. Più che altro non dovevi restarmi da poliziotto che stai lì fermo in mezzo alla piazza, è un po' strano. È vero. Anzi, non è nemmeno il poliziotto, è quello proprio lì, la guardia del corpo. Aliezar è vivo? Uh-huh. Sì, al pelo. E io e Moro siamo lì tutte e due. Sì. Però mi sa che adesso ci tengo un d'occhio. C'è una seduta, secondo me ho qualcuno che sta qui seduta. Sei tipo teletrasformato, boh. Teletrasformato. Sì. Ragazzi, così, eh. Ehi! Sopra qui ci dovrebbero essere dei tramezzini. C'è il coso del kit medico anche volendoli. Costa. Porca troia, ma è meglio trovare i tramezzini. Ecco. Tartar. Nel cesso, non le mangerei mai, però dai. Andrei un tramezzino. Non tempo neanche per pisciare, sono uscito dal gruppo dei sub, ma oggi è la serata libera, quindi posso salutare. Ciao Ilo. Ciao, e buon lavoro. Torna ogni tanto, torna. Siamo qua tanto. Anche nel gruppo dei sub. Ma è attivissimo, cioè lo ti distrai un attimo, sono sto già parlando di 200 esatto, argomenti. Ho 2000 messaggi oggi all'Aki. C'è un computer da 2 cose lì. Oh, mi sono ancora di un po' di cibo. Ma ce ne ho 10. Come si chiama? Pumpkin Panic, fa vedere. Che ho fatto? Non ho usato... Beh, non li leggi, lo leggi solo quelli che riesci. Farm, è su Itch. C'è sempre qualcuno che discute, che parla di cose interessanti. O cagate, anche, però... Da.
Ecco qua. Quando volete, vi inziccate e partecipate alla conversazione. Cos'è che fai? Quando... Ma sicuramente se torni da noi c'è, non c'è qualcuno per entrare sotto, dici. Sì, a sto punto provo ad andarci a ressare. Perché stai... Ma vai di trasformarti più che altro perché loro intanto... Loro intanto stanno facendo... Sono lì davanti, sono tutti lì. Sono lì davanti. Beh, restaci, che si stanno combattendo tra di loro. Sì, il problema è che c'è un inserviente qui in mezzo. Non è una grande idea, secondo me. Stanno ressando anche loro, davanti. Sì. Vai via, chiunque tu sia. Insomma, pezzo di merda, lo sapevo che era lei. L'infame, erano i due stronzoni viola. Non t'han visto, Liezzo? No. Il problema è che così, cioè, un altro team sicuramente si farà i fatti propri. E quella Liezzo, eh? So. No, forse. È anche quello lì. Spara lì. Non avevo colpi, gli ho sparato 7 volte, ma non avevo colpi. Le munizioni c'è. Guarda, ce n'è una sul tavolino dietro di te, Liez. Però è aperta. Vabbè, la puoi prendere lo stesso. No, forse l'avevo aperta io. Prendilo a schiaffi, Liez. C'è un distributore, effettivamente. Prendilo a schiaffi, l'ho arrestato. L'ho visto. Ma non ha senso, mi uccide la provvista. Vabbè, ormai. Mamma mia, sta telecamera che brutta, devo girare la io. Cosa di munizia, un sacco di punti. È carino, però magari facciamo il tutorial poi. In realtà è così che si gioca, cioè. Magari no, Liezzer. Hai fatto il tutorial, no. E allora... Ma quello delle munizie è possibile? Vabbè che qui è difficile, però. Sì, però di punti, una pasticceria. Ma... Fossi in America, sì. Bene. Hanno aperto il cazzone. Ed è il momento di ressare. Sono tutti in questa piazzetta di merda, comunque, che fastidio. Io resto subito Marco, eh. Bello, cercare delle munite. Non è meglio se resta Liezzar che non può sparare? Tanto stanno sparando da un'altra parte. Ok, stanno sparando qui a destra, c'è il tizio che sta andando. Vabbè, io vado... Non tu, non mi sparare tu, ho sbagliato. Dai, quanti colpi servono? Non l'ho crivellato. Cazzo, quante guardie ci sono, effettivamente. Niente, che stronzo che sono. Perché effettivamente non ci penso che perdo la copertura quando sparo. Ah, era vero. Io l'ho crivellato, porca vacca. Mi sono proprio focussato su uno. Ho detto, almeno uno lo butto giù, niente. Possibile che non c'è nessuna cosa che dà le munizioni? E dobbiamo aprire più ste cassette qui perché ci potenziano. Io le ho prese. Avevo tre potenziamenti. Tre, come si chiama? Tessere, però. Boh. No, le tessere non c'entrano niente. No, io ho trovato tre tessere. Avevo quella verde, quella bianca e quella azzurra. Quella bianca non esiste, quella bianca era un potenziamento. Ah, boh. Niente munizioni, cioè, boh. Apri anche delle cose, anche. Apri cose, perché sennò non trovi... Sono full. C'è il coso, guarda, per le munizioni, c'è il coso a muro. No, il coso a muro proprio. Rifullati, poi riprendi i punti, c'hai un computer dietro lì in cucina, nell'angolo. Spavento. Stanno fuindo.
Vengo a restarvi. Sì, un po'. Sono dentro la banca dove erano prima, dovranno uscire da lì. Ah, quello lì è un punto d'uscita, B. Sì. B? Quello che è, c'è passato lì a Zara adesso, ok. Sì. Ci sono delle mine intorno a Marco. È vero. Ok, non erano niente. Forse erano già esplose. No, sono esplose adesso. Andiamo a capire dov'è la valigia. Punto solo. Là, mi chiede salutare. Ma non si sta muovendo, però. No, sì, adesso sì. Ho fatto lo scattino. Ok. Non c'è una vediamo mappa, di... No. Fargli una trappoletta a sto punto. Not bad. Che tanto usciranno da lì. Diventiamo delle guardie, eh? Io sono diventato una signorina. No, io sono una signorina, lascio così. No, qui forse ha più senso le guardie. Qui dentro. Ma qui dentro non siamo... ma se sei guardia ti spara a prescindere, poi. Io non so quanti colpi ho, come si vedono? Basso a destra. 20 su 20 di 20. Ok, stanno arrivando qui, forse. C'è il modo di mettersi qui davanti come guardia, tu che c'hai la skin? No, non c'è nessun... Mi hanno sgamato due guardie. Ma non entrare, perché sei entrato? Per prendere i punti, per prendere i cosi, la vita. Taglia, fammi diventare te. Okay. Quindi così. Scheda blu. Ah, comunque c'ho 30 di vita adesso, perché mi sa che sono morto troppe volte. Eccolo, uno qua davanti, si è appena tramutato. Quello, lo scienziato? Questo, no, credo. Oddio. Non era quello che è salito le scale, Liezza? Non lo so, l'ho visto qua sotto, non lo so. Secondo me è questo qua che è salito le scale. Ok, ha sparato la guardia. Hanno chiuso. Perché spara lì? Ah, perché sei senza copertura. Beh, io la tengo. Dietro stanno uscendo qui, io. Ho 15 colpi, io. Sono ancora là dentro, sono. Da lì cosa c'è, Moro? Non lo so. C'era la signora che puntellava. Ci siete? No, dove state l'altro? Siamo qui. No, sono andato a prendere munizione nel cassetto. Prova a aprire la porta. Sennò non potevo sparare. Prova a aprirla intanto. La porta... Gli sarà chiuso, però. Merda. Di qui, tra l'altro, serve la copertura diversa. Ma dai, ma non muore nessuno. Non muore nessuno. Quanto devo sparare? Io c'ho 30 di vita, per carità, però. Io crivello la gente. Si girano e ti squagliano, boh. Diezza, siamo sotto. Ti conviene andare direttamente sotto, non te ne sprechi i punti qua. E da qui ti puoi buttare. Buttati. Ma sei senza vita anche a te. Eccoci qui. È andato proprio sul sicuro. E sarà il Thompson. Vabbè. Boh, che palle. Io lo rifarei ancora, sì. Perché voglio provare ancora un attimo. Voglio capire un pochettino. Ma... perché secondo me se ci prendiamo bene può essere interessante. Sono morto io? What a great start. Let's get down to it. No, sono uscito al menu io. Anch'io, tanto siamo morti tutti, sì. No, volevo vedere un attimo una cosa prima di chiudere. Come si esce dal party intanto? Sotto. Fai vedere Nintendo. Lì c'è una cassa di shop. Anch'io sono una cassa, fammi aprire. Offerte in evidenza. Oh, ho trovato un'altra cassa dentro la cassa. No, non è vero, che cazzo era? Una matriosca. Una matriosca di cazzi. Se io faccio tutorial, fa vedere un attimo. C'è Luigi Mansion in sconto, ragazzi, oh mio Dio. Non lo puoi prendere, Marco, non puoi giocarlo. No, ormai non posso, è una cosa... Sta durando troppo questo tutorial. Welcome, Mr. Reed. You are finally ready to undertake your final test before field deployment. Do not be nervous. You are more than ready. Is what we would say if you had actually listened to the brief that clearly stated
Do not bring your weapon. That was a joke. Non me ne frega un cazzo delle battute. Fammi il tutorial, please, fammi. Oh. No, volevo giusto vedere se era una roba veloce, ma non lo faccio adesso. Fare una cazzin con le battute, ma smettila, ridicolo. Ridicolo. Fatemi uscire, va là. Vabbè, dai, lo riproviamo settimana sì, prossima. Sì, sì, lo voglio rifare. Vediamo voglio un attimo capire una... com'è. No, non voglio capire un la Morelli Night Horror Live or Night Show in the Morelli. Yes, my friend. Stanotte proviamo Baldur's Gate, no, Blasphemous 2. E adesso io raiderei Berro, che sta facendo la pietra di Skull and Bones, che mi ha... Che sfigato, ragazzi. Un pochino. No, in realtà mi ha un posto qui. Mamma mia, se no. A me no, per niente. Quindi... Io non l'ho visto nulla, quindi... A me era uno dei pochi che ero intrigato.